Premesso che Aquafarma SPA è un'azienda strategica per il comune di Carrara, vista l'importanza dei servizi che offre ai cittadini, oltre alla gestione delle farmacie pubbliche. Considerato che la società nell'ultimo bilancio presentato ha sofferto una perdita di circa 1,5 milioni di euro, solo in parte, secondo quanto affermato dall'amministratore unico in commissione bilancio, ascrivibile alla gestione corrente, ma che deriverebbero da errori, anche di natura contabile, imputabili ad esercizi precedenti. Considerando che il patrimonio netto della società è sceso negli ultimi 5 anni da oltre 3 milioni di euro fino ad un solo milione di euro, considerato che Aquafarma SPA anche negli anni passati ha presentato bilanci in perdita per centinaia di migliaia di euro, considerato che la predetta società non ha ancora presentato il report finanziari previsto dall'attuale regolamento comunale, considerato che nel corso del 2015 il direttore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni, considerati gli accadimenti che hanno portato alla scoperta di un ammanco nelle casse aziendali di importi rilevanti a seguito del presunto comportamento infedele di due addetti ai servizi cimiteriali, comportamento che sarebbe reiterato da quanto abbiamo preso dalla stampa sin dal 2008. Considerato che solo nell'ultima relazione il collegio sindacale, in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo contabile della società, ha rilevato, e leggo, la necessità di meglio definire e puntualizzare le procedure già presenti all'interno dell'azienda, anche con la formazione di precise deleghe ed ordini di servizio. Beh, mi sembra abbastanza grave che questo non fosse già in atto. Considerato che nella variazione di assestamento generale del bilancio 2015 l'amministrazione comunale propone di incrementare lo stanziamento per euro 300.000 a favore della predetta società per servizi offerti sia relativamente al settore sociale sia a quello della pubblica istruzione, ritenuta che l'attività delle aziende pubbliche deve conformarsi a principi di efficienza, efficacia ed economicità, ritenuto che quanto sia accaduto all'interno della società Aquafarma SPA sia meritevole della massima attenzione, ritenuta altresì necessaria l'istituzione di una commissione d'inchiesta investita del compito di approfondire tutte le criticità e le problematiche sopra descritte ed eventuali responsabilità di rappresentanti del comune ed eventualmente vagliare le soluzioni proposte. Per tali ragioni, il Consiglio Comunale di Carrara impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale a promuovere e sostenere l'istituzione e il lavoro, aggiungerei, di una commissione speciale di inchiesta insieme al Consiglio Comunale, assicurando di fare piena luce sulle vicende di Aquafarma SPA. Grazie Presidente. Sono a rispondere, ecco, in nome per conto della maggioranza a questa richiesta di istituzione di una commissione di indagine. Forse qui è giusto ritornare un attimo alla genesi, ecco, di come mai questa società che è nata come municipalizzata è stata convertita in una SPA e aveva solamente come scopo sociale quello che era delle farmacie. Lei ha partecipato con me, ecco, anche alla visione di questi aspetti, nel senso che sono stati più volte, ecco, spiegati e espletati in sede di commissione. Oggi abbiamo il lavoro finito, praticamente. Mi scusi Martinelli, ecco, la controproposta nostra non è altro che quella di... Oggi non c'è una situazione che è nebulosa, si viene in commissione, ci sono tutte le situazioni ben precise e io dico che di qui in fondo all'anno noi possiamo definire tutto in maniera aperta, palese, senza fare delle riunioni segrete, senza fare delle commissioni d'inchiesta. Quindi, ecco, entro la fine dell'anno la Commissione dalla prossima settimana è in grado di avere tutti gli elementi per poter discutere, entro la fine dell'anno porteremo in maniera manifesta tutto quello che è successo a Aquafarma. Ecco, questa mi sembra che è una proposta tranquilla, lascio perdere gli aspetti legati a che c'è un procedimento della magistratura in corso per quanto concerne la manco. Io penso che questa sia una proposta seria e puntuale, con dei termini. Entro la fine dell'anno c'è il chiarimento per tutto. Per questo si chiede una commissione speciale d'inchiesta, per andare oltre quello che, come al solito, ci viene riportato senza alcuna documentazione di supporto nelle varie commissioni. Perché qua che ci siano stati dei problemi grossi,
perché si parla poi di milioni di euro, è abbastanza evidente. A me non va bene che mi si venga a dire, qua ora arrivo io, è tutto a posto, prima c'era confusione. Io devo capire perché all'interno di una società che fattura milioni di euro, che ha centinaia di dipendenti, possono accadere cose simili. Questo è quello che deve essere approfondito, secondo noi, e che ovviamente questa maggioranza non ha alcuna intenzione di approfondire. Sì, grazie Presidente. Dopo l'intervento che conserva sono ancora più convinto della necessità di una commissione d'inchiesta, anche perché poi sono rimasto proprio basito dalla sua ingenuità. Come mi può dire che entro un mese avrete tutto, porterete tutto alla fine, quando addirittura dopo numerosi solleciti non vi hanno mandato il report semestrale, non vi hanno nemmeno risposto. In più, le motivazioni dell'amministratore Volpi in commissione non abbiamo mandato perché non lo sappiamo leggere, non sappiamo confrontare un anno con il precedente, perché il direttore si è dimesso, non ha fatto il passaggio delle consegne e abbiamo bisogno di tempo per leggerlo, per capirlo, se no non sappiamo cosa dirvi su una partecipata come Acquafarma. Scandaloso, ci sono di quegli errori. Un fondo straordinario per il TFR, non sono stati capaci nel passato di accantonare il TFR. Terza ragioneria, si insegna in terza ragioneria questo calcolo qua, non sono stati capaci, ve l'ho fatto chiaramente. Sul magazzino e sulle rimanenze, anche lì calcoli astrusi, l'amministratore non sa motivare perché la scelta di quel calcolo, quindi ha maggior ragione la necessità per la trasparenza, per la tutela anche di chi non ha niente da nascondere, non deve avere paura di nulla, la necessità di una commissione d'inchiesta. Perché io sono in perfetta buona fede quando dico che le cose sono molto chiare, perché quando si parla di documentazione che viene dall'amministrazione, o ci sono dei masturzi che si devono vedere, o altrimenti ci sono dei contratti da rispettare. Per quanto concerne invece l'ingenuità, io non parlo così per parlare come te parli di terza ragioneria, il TFR. Questi sono dati che sono riscontrabili tutti dalla contabilità di Acquafarma, che è praticamente messa a disposizione. Io prima, oggi noi abbiamo tutti gli elementi per chiarire tutti questi aspetti, e questo noi non vogliamo assolutamente occultare, vogliamo metterla proprio a livello palese. Semmai con la commissione di indagine che si fanno le riunioni non pubbliche. L'articolo 17 prevede che deve essere tutto. Martinelli. Le commissioni bilancio sono aperte a tutti, compresa la stampa. Non ne abbiamo dei problemi di occultare noi. Aspettiamo un emendamento della maggioranza per chiedere una commissione d'inchiesta pubblica. E se è questo, se avete paura di questo, facciamola pubblica come sul Marmo, facciamo una commissione d'inchiesta pubblica. Perché non la fate? Ora ci vorrebbe l'intervento di De Pasquale per dire che la commissione d'inchiesta non può essere pubblica, vero? Ecco, ma me la sono cercata. De Pasquale, prego. Giustamente, Presidente, se l'è chiamata. Il Consiglio Comunale è sovrano nelle sue regole, quindi non c'è problema assolutamente. E quindi tutte le volte che decide una cosa, la sovranità potrebbe andare. Prego, Sindaco. Ma che ci sia stata una debolezza tecnica e una responsabilità politica nel nominare gli amministratori mi sembra puerile negarlo. Non si è negato nei mesi scorsi, non l'abbiamo negato a luglio, non lo neghiamo stasera. Mettiamo in votazione il documento letto da Martinelli. Chi è a favore? Grazie. 6 voti favorevoli. Chi è contrario? Quindici voti contrari. Chi si astiene? 14 voti contrari e astensione. Quindi il documento è respinto.